Ciao, sono William Bisacchi e oggi vi parlerò di infissi in PVC. Andiamo ad analizzare quali sono i pro e i contro di questo materiale molto in voga in questo momento. E quella che vedete alle mie spalle è appunto una finestra in PVC, tra l'altro molto molto bella ed elegante. Primo grande vantaggio del PVC, isolamento termico. È un materiale che è già molto termico di suo, senza bisogno di andare a inserire tanti listelli all'interno o tanti tagli termici. È un materiale già isolante, quindi il rapporto prezzo prestazione termico è molto elevato. Discorso assenza di manutenzione. Non devo andarlo a riverniciare come devo fare, ad esempio, con una finestra in legno. Quindi molta durata nel tempo e zero manutenzione, più tempo libero a disposizione. Un altro vantaggio del PVC è caldo al tatto. Quindi mi dà una sensazione di calore, una sensazione di comfort e per gli amanti del legno è una sensazione abbastanza simile. E anche come sezione dei profilati si avvicina molto a una finestra in legno, come estetica. Quali sono però gli svantaggi, le cose oppure le cose alle quali devo prestare attenzione? Le dimensioni. Se ho finestre troppo grandi e soprattutto troppo alte, voglio fare delle ante intere, voglio fare delle specchiature molto molto grandi, è meglio o ridurre le aperture o fare dei sopralluce da un'ante a passare a due ante, può passare a un altro materiale, perché è un materiale che ha poca resistenza meccanica. Viene rinforzato all'interno con dell'acciaio o sigillando il vetro, rendendolo un corpo unico con l'anta. Questo va ad aumentare un po' la sua resistenza, ma il limite rimane, quindi bisogna prestare attenzione. Un altro svantaggio sono le poche finiture. Non ho un livello di finiture incredibile. Ho il bianco e l'avorio, se voglio usare il colore in massa del materiale, che è una delle cose migliori da fare se si vuole ottenere il massimo rapporto prezzo-prestazioni. Oppure si mettono delle pellicole attaccate sopra con un procedimento particolare e brevettato e garantito, però le pellicole hanno delle finiture, diciamo così, finite. Non hai mille tipi di pellicole, hai un numero non infinito. Oppure puoi dire, metto l'alluminio esterno, faccio quindi una scocca in alluminio che vado a rivestire la finestra esternamente, in quel caso ho tutte le finiture dell'alluminio, ma mi costa come una finestra in alluminio. E un altro svantaggio del PVC sono le sezioni dei profilati. Ora, in questo caso specifico, abbiamo una finestra con dei profili molto snelli, però solitamente la finestra in PVC ha delle sezioni in vista più grandi. Perché? Ve lo farò vedere. Una finestra in PVC per essere resistente e durare nel tempo deve avere delle sezioni importanti. All'interno, vedete il rosso, va inserito dell'acciaio per aumentare la rigidità, quindi è sconsigliabile fare delle finestre con dei profili troppo snelli, o meglio, se le dimensioni lo consentono, se sono dimensioni normali si può fare, ma se voglio fare delle finestre molto grandi è meglio usare una sezione in vista più grande perché mi dà la resistenza meccanica e la rigidità dell'acciaio all'interno. Queste sono le grandi linee, i vantaggi e gli svantaggi di queste bellissime finestre in PVC. Se volete approfondimenti, bisogna valutare dimensioni importantissime, colore della finestra perché il PVC si riscalda e ha delle dilatazioni che vanno valutate. Quindi, se la finestra è a ovest, a sud o est, bisogna guardarci. E tutte queste cose vanno guardate con un esperto come William Bisacchi, ormai mi conoscete, compilate il form qui sotto e io vi richiamerò entro 24 ore. A presto e al prossimo video. Ciao!